siamo un gruppo. Fuori! Dai, dai. Se continua a rispondere, vieni giù, Cristian, te lo dico. Farmacista, oh. Testa giusta, eh. Ma no! Le braccia non si muovono, eh? Le braccia. Coordinate sulle gambe. Giù. Cambio. Giù. Cambio. Dai. Oh, è un'alternativa. Abbiamo detto che lo stretching statico non è il top prima della prestazione, quindi prima dell'allenamento. Potete farlo magari in qualche distretto, potete, però lo manteniamo come una mobilità. Vi ho preparato un bel circuitino. Oggi dobbiamo lavorare su una cosa che abbiamo già messo dentro lo scorso allenamento, ma dobbiamo farlo ancora meglio, che è dribbling più giocata, perché troppo spesso ci capita, non so se ci avete fatto caso anche voi, individualmente pensateci, di fare un dribbling e non finalizzare. David, porca vacca, perché si gira sta roba? Perché lo stai... David, c'è un problema. Perché si gira sta roba? Stai dritto. Mi sembra un boomer. Sei sveglio? Sì. Non mi sembra. No, sono sveglio. Hai fatto serata ieri? No, sono andata a dormire presto. Bravo, davvero atleta. Quell'altro disperato come è messo? Tutto a posto. Sicuro? Sì. Ho un grande Milan. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ragazzi. Buongiorno. Molto bene. Oggi, grandissimo amichevole, perché la prendiamo come test per il pre mini campionato che dobbiamo andare a affrontare. In questa seconda parte ci dobbiamo ripreparare ancora meglio, perché andremo ad affrontare comunque sia squadre preparate. Quello che è il mio discorso è: ritorniamo in campo, guardatevi tutti quanti, siamo un gruppo, siamo una squadra e bisogna dimostrare che siamo una squadra. Oggi capitano Manu, che ritorna in difesa, ritorna a comandare la difesa. Mi raccomando, ieri e anche nelle convocazioni scorse con l'annata più grande hai fatto bene, ti stai facendo bene, sei secondo me uno dei difensori più forti della categoria. C'è bisogno che migliori in una cosa, devi parlare e guidare di più la squadra. Okay. Ok, perché tu da dietro vedi tutto. Quindi cerca di dare una mano, come anche Marcello, che sei importantissimo perché puoi dare il suo segno ai tuoi compagni, però cerca di tirare su, ok? Quindi saliamo, venite, scappate. Io ho solo un dubbio, vi chiedo a voi. Cioè, pensate che oggi sia una partita dove dobbiamo essere remissivi? Sapete cos'è essere remissivi? Vuol dire stare un po' sulla difensiva, avere paura dell'avversario? No. A prescindere da chi è l'avversario, noi dobbiamo fare sempre del nostro meglio. Io credo che ci sono due scenari oggi. O che entriamo con l'approccio sbagliato della serie, ah vabbè, loro sono lo Zola, loro sono di qua, di là, perché ho sentito qualche voce ed è l'unico mio dubbio. Ma noi non dobbiamo avere questo dubbio qua, eh. Io sono straconvinto al 1000 per 1000 che se voi giocate esattamente come la amichevole che abbiamo fatto con 2010, vi ricordate? Voi fate benissimo, ok? Ma ci può essere anche il Bologna. Io sono straconvinto di questa cosa qua, eh. Però dovete esserlo anche voi. Tranquilli, quelli che entrano, mi raccomando, con l'approccio giusto, ok? Tutti quanti di squadra. Ci siamo? Pare dispari, vai. Pare, giusto. 5 dispari. Io scelgo campo quello. A te ti do il rosso, subito, bello. Dai, mi nane! Oggi, domani, per sempre, forza i gol! Dai! Sì, subito in avanti! Forza! Sì! Sì! Bravo! E... Tira un po'. Sì! Sì! Dai che lì! Aggredisci forte! Bene, ancora! C'è, 1-2!
fuori. Ehi, fuori. Oh. Calma! Vieni, Peter, vieni. Sì, ora mi! Solo! Va bene, quello è lo stop! Sì, solo! Tienila! Bravo! È quella! Ora! Bravi! Bravo! Solo! Ce l'hai! Mandalo! Fuori! Prima! Pepe, prima! Di là! Ce l'hai! Sì, puttalo! Bravo! Ce l'hai, 1-2, di là! Buona! Va bene, bravo! Dai, Paolo, hai parastinchi apposta, dai! Posto, portiere anche. Dammi la mano, altri, dai! Dai! Cristian, vieni, Cristian! Alzati, Cristian! Alzati! Cristian, se continua a rispondere vieni giù, te lo dico, Se continua a rispondere vieni giù, Cristian, te lo dico. Sei là, sì, falli calciare. Bravo, puta, anche a te. Bravo, Cristian, bravo. Stai lì. Bella. Bravo, bravissimo. E siamo concentrati, mancano altri tre tempi. Ok, se approcciamo come abbiamo approcciato il primo tempo, bene. Se entriamo con la testa per aria, finisce male, Ve lo dico subito. Quindi concentrati fino alla fine. Ok? Bene. Cristian, non mi piace questo tuo atteggiamento. Non mi piace. Perché ad ogni minima cosa rispondi sempre. E che ti fanno fallo, e che ti rubano palla. Non ti puoi lamentare. Il calcio non è uno sport in cui si può lamentarsi. Quelli che si lamentano sono al di là della rete, che sono i genitori o altre figure. Ma voi in campo non avete tempo per lamentarvi. Ah. Bravo CQ, non va via, senza fallo! Dai, testa alta! Forza, gioca! Buona! 1-2! Di là! Buona! Appoggia! Bene, solo! Bravo! Di là! Buona! Buona! Bravi! Bravi, raga! Solo! Bravo! È quella! Sali! Bravo, Diego! Bravo, Diego! Sali! Non va via, non ti salta! Ora! Va bene, calma! Sì, CQ! Brava, Sofì! Va bene! Oh! Diego! Mi devi stare in partita! Lo calcia! Sali! Sì! Bravo! Tante volte ci sta che non la fai.
ma che la respingi, capito? Perché se tu la pari la palla forte, magari ti rimbalza davanti, capito? Perché non riesce a darci forza. Invece col pugno, schifo. Bravi tutti, bravissimo. Continuiamo così perché non è fatta per niente, siamo a metà. Ci siamo? Sì. Testa giusta, eh? Continuiamo con la giusta testa. Muoviamola e giochiamola come prima, eh? Stai lì, stai lì, sali, sali Peter, sali, 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 sali Peter. No, non passa, non passa. Bravo, ce l'hai, di là, Diego. Calma, 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 non uscire. Tornare, 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 tornare. Bravo! Sali, ce l'hai! Mandalo, mandalo! Ti appassiamo, ti appassiamo! Vai! Vabbè, dai! Che rosso! Ma non c'è il rosso, dai! Molto molto bene, molto molto bene, bravissimi perché siamo riusciti comunque sia a fare un grandissimo tempo, ma soprattutto stamattina ci siamo svegliati, dal letto, quindi fatemi un applauso a tutti perché stamattina ci siamo svegliati dal letto. Con fatica ma ci siamo svegliati. Come vi sembra la partita? Bella. Intervistiamo bella partita, bella, molto, il segretario bella, Enjoy. Bella partita, bella. Intensa, bravi ragazzi. Ok, ok. Bella, bella. Scappa, scappa. Dai ragazzi, un po' più intensi, ragazzi, un po' più intensi, dai! Dai, dai, Mina, dai, dai, dai. Parti, Paolo, parti! Sì, Paolo, sì, Paolo! Sofì, guarda dietro anche, Brava, Sofì, brava, Sofì. Vieni, vieni, vieni dalla mano, Peter, vieni dalla mano! Sì, vieni dalla mano, Peter! Torna! Bravo Ale! Dai 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 dai! Scappa Sofì, scappa, 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 Sofì, scappa! Bravissima! Tienla, ce l'hai! È andato! È andato! Bello buona. Quasi! Ah, vabbè! Va bene, va bene! Tira! Prima! Diego! Bravo Diego! Bravo Diego! Va bene, Cri, va bene, Cri! Stiamo alla testa. Vuoi, vuoi no? Non mi puoi dare delle medicine, mio re? No, questo è il farmacista, oh! Vai te, vai te, Peter, vai te, vai te, porta, vai te, c'è Paolo, vai te! C'è Paolo, bravo! È Paolo! Oh, ringrazio, io non te l'avrei dato, Beh, tiri prima. Tiri prima. Dico, hai perso troppo tempo. Ha dato il mister loro perché era rigore netto.
Bravi, 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 bravi. Siamo veramente orgogliosi di avere una squadra come lui. Fosse così tutte le domeniche, sì. Ma non ho visto niente. Forse dobbiamo giocare di domenica. Forse che... dobbiamo giocare domenica. Mattina. Mattina. No. Alle 7:30. Alle 5. A parte gli scherzi, questo test è andato alla grande. Soprattutto perché avete giocato di... Squadra. Di... Squadra. Di... C'è una sorpresa oggi. Oggi abbiamo saputo che c'erano degli osservatori a vederli. Sì. Gli osservatori di diverse squadre. Quindi questa partita di oggi non era importante solo perché giocavamo contro la seconda squadra. Era importante perché c'erano più osservatori di più squadre a livello professionistico. Quindi fatemi i complimenti perché avete dimostrato di essere un bel gruppo e di essere un bel gruppo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che state facendo vedere delle belle cose e soprattutto avete attirato l'attenzione di molte persone, ok? Quindi questo deve essere uno stimolo, ragazzi, per fare ancora meglio e per fare bene, ok? Per tutti quanti voi, avete capito? Per tutti quanti voi, perché le opportunità possono essere sempre alle porte. Ok? Cristian sarebbe già una squadra professionistica se non avesse solo l'esterno come punto di riferimento. Mannaggia te. Oh, sapete cosa mi ha detto? Oh, Cristian, quanto corre? Ma quanto prestano questi? Oh! Cioè, avete capito? Prendete questa partita come esempio per affrontare le prossime partite. Con grinta, carattere e testa. Mi raccomando, eh! Dai, facciamo una buona partita. Signori, si conclude in maniera splendida questa domenica. Direi che oggi come test è andato piuttosto bene. I ragazzi hanno risposto veramente bene a tutto quello che è stato il lavoro in settimana, ma soprattutto hanno risposto bene a tutto quello che è stato il lavoro fin dall'inizio dell'anno, perché oltre alla crescita di tutti quanti iniziano a capire il concetto di squadra e il concetto di unione, di forza, di gruppo. Cosa ne pensi, prof? Tu che li hai visti, li stai vedendo crescere? No, io credo che sia stata una bella prova per noi. Come hai detto tu, Sam, abbiamo fatto una crescita dall'inizio e quindi la regola che sta scritta ovunque, quella non detta ma è scritta, i risultati, se si lavora bene, si hanno sempre. Quindi continuiamo così, sì. Continuiamo a lavorare. Io aggiungo solo che oggi era molto importante per i ragazzi far bene, perché comunque abbiamo saputo tramite la società che ci sarebbero stati degli osservatori. Per decisione nostra non abbiamo detto nulla ai ragazzi in maniera che affrontassero la partita nella massima serenità. Abbiamo puntato tutto su, diciamo, il gioco di squadra, fargli capire il fatto di aiutare il compagno, di fare una corsa in più per il compagno, incoraggiare il compagno. Quindi abbiamo lavorato su questi aspetti che dobbiamo ancora migliorare, ma che comunque cominciamo a avere qualche risultato, e direi che abbiamo avuto una prestazione valida. Abbiamo attirato l'attenzione di squadre importanti e squadre professionistiche che sicuramente terranno d'occhio più elementi della squadra, e speriamo tutto il settore giovanile, perché si vede che c'è una crescita a livello di settore giovanile e si vede che c'è un buon lavoro dietro. Non è finita qua, perché adesso inizierà il campionato, ragazzi, sarà ancora più dura. Non mi dilungo, ci vediamo in un prossimo video, vi ringraziamo come sempre del supporto. Mi raccomando, ragazzi, seguite su tutti i nostri profili social il maestro della sapienza, il prof della tecnica e Off Samuel. Mi raccomando, signori, perché usciranno tanti contenuti, ma soprattutto dei contenuti inediti che qua sul canale non vi mostro, usciranno sui loro canali. Quindi link in descrizione per cliccare su YouTube e su altre piattaforme per vedere i contenuti che non escono sul mio canale. Mi raccomando, fatelo tutti. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Da Off Samuel è tutto, dall'Enjoy è tutto. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Let's go!